Invece per quello che riguarda ebook, io ho una certa esperienza perché me li faccio da solo e ho cominciato quando era anche abbastanza difficile farseli e ho trovato che ci sono moltissimi vantaggi e anzi mi dispiace trovare tanta resistenza verso l'ebook perché in fondo è semplicemente una cosa del tutto diversa, non è più un libro cartaceo. Un ebook è un'esperienza multimediale e si può accedere esattamente come da internet alla lettura da qualsiasi dispositivo, non soltanto dal Kindle, non soltanto dal Kindle in bianco e nero, anche dai tablet, anche dal HD Fire che ha colori con uno schermo retroilluminato e anche dallo smartphone oltre che dal proprio PC. E l'autore può costruire un libro multimediale in cui può inserire immagini senza pagare il supplemento del colore e può l'utente, il lettore, ingrandirsi le immagini, copiarsele, scaricarsele, farci delle stampe, può accedere ad un link che lo introduce in un altro mondo, cioè in un video di YouTube che può essere anche prodotto dallo stesso autore oppure che rimanda ad una canzone richiamata dal testo. Ci sono altri vantaggi che sono le note, sono le evidenziazioni, si può copiare una parte del libro e ripubblicarla in un social, c'è un certo limite ovviamente. E ultimo ma non meno importante anche la lettura da testo a voce. In molti smartphone il testo su Kindle può venire ascoltato come letto da una voce automatica che è gradevole, non è un semplice computer dello stile di 2001 Odissea nello spazio, ma è una voce di donna, una voce di un uomo che è compatibile con la lingua italiana. Io mi trovo molto bene e i libri che faccio mi sembra che siano venuti bene. Mi dispiace che ci sia ancora questa arretratezza e questa idiosincrasia verso questa forma nuova di lettura, ma d'altra parte trovo che ci sono anche molti lettori che leggono esclusivamente Kindle. Non solo per una questione di prezzo, perché io trovo che certi libri che ho anche prodotto da solo non sono stato tanto a badare a un prezzo accattivante. Certi libri che dono totalmente alle associazioni benefiche che sostengo sono a un prezzo identico a quello del libro cartaceo. Mi dispiace che ci sia ancora questo ritardo, altrove sono molto più avanti. Il profumo delle pagine nuove di un libro senz'altro ha un gusto particolare, così come la lettura facilita la vista e si può leggere alla luce del sole, si può portare un libro cartaceo al mare, differentemente solo un Kindle di quelli bianco e nero può essere leggibile alla luce solare, invece quelli che uso io portano dei problemi alla vista, uno fa una scelta e sceglie quello che crede migliore per sé.